Buonasera a tutti cari amici, bentrovati, nuova puntata di Ne parliamo dopo le 18, è più facile corteggiare una bella donna che avere, qui, eh, che aver, che avere lui come ospite. Allora, eh, ovviamente... Non, non lo so, sono... sai, secondo me è più, facile, è più facile avere me in questo periodo, <ride> cioè, basta, basta che mi chiami, io mi collego, perché anch'io a corteggiare una bella donna in questo periodo è praticamente impossibile e quindi ho beccato te. Però ti è, è andata male, ti è andata male perché no. hai beccato me, hai beccato me, in effetti in questi ultimi giorni ti ho anche stressato l'anima, allora io faccio parte della categoria che lo ama, o lo ami o lo odi Filippo Lardi, buonasera Filippo. Buonasera a tutti, benvenuti al mio camera armadio qui a Milano dove piove da due settimane interrottamente e addirittura il mio vicino di casa mi dà del terrone in Dialetto lombardo, un mistero. C'è cioè il lockdown, sta avendo veramente effetti strani su tutti. Vabbè, ho, risposto, ho risposto: guardi, che io vengo dal nord del Tamigi, quindi per me siete tutti terroni. Voi. Però lui mi sa che non sa dove sia il Tamigi, e quindi è chiuso lì il nostro discorso. Eh, secondo me sì, e secondo me chi te l'ha detto è più terrore di te e di me messi insieme. Secondo me, comunque, vabbè, questo è un altro discorso. Il mio nonno una... cefalo e quindi e infatti, ce anche io, infatti, io sono... infatti, ne vado fiero. Quindi va bene così. infatti, infatti, infatti la, la, era. Era solo per spiegargli da dove arrivi perché sai benissimo che Terrone per molti è un insulto, ma forse per te non lo è. Ma in questo momento, è, secondo me, anche un fonte di guadagno lavorare a terra perché poi non c'è nient'altro, non ci rimane nient'altro da fare. Allora, Filippo Lardi, nato a Londra il 30 maggio del 1962, minchia, ho no, 52 no, anni, no, 79. 69, 69, non 62. 69, volevo vedere se te. comunque. Ah, 52 sì, anni, 52 sì. anni. Sono 50. Mi anche il mio codice fiscale stava a posto. Dai, ti ho, ho rubato 7 anni. Dai, che cazzo. Anche per lo fai oltre 50. le anni passano così. <ride> Se, vedi ti sei corretto come una donna vedi oh, a parte scherzi dai 30 maggio 1969 a Londra il noto anche come il conte Filippo Nardi sì, che poi io non l'ho mai detto mi, danno, mi, mi lo chiamano loro il conte che io ho saputo che non potrei usare questo titolo infatti non l'ho mai usato però vabbè eh, così. ricordo che ci fu una teatriba no, su una famiglia toscana una, roba sì. de, una cosa del genere comunque vabbè. allora Soprattutto partiamo dal, dalle origini. Tu nasci DJ. Sei un DJ da, da meno 34 diciamo 34 anni. <ride> okay, io io ho iniziato a fare DJ prima dell'house e poco prima dell'hip-hop. Quindi io mi ricordo molto bene la prima sera che sono andato al mio, al mio locale di fiducia. Ho sentito il primo pezzo hip-hop. Che era come cos'è? Questa cosa? Che ho sempre avuto la sensibilità, sensibilità verso la musica. L'anno dopo ho sentito il primo disco house. Quindi è stato un periodo meraviglioso. Già stanno a Londra, sei bombardato di tutta la musica più bella del uh, mondo perché arriva tutta a Londra, poi viene smistato. Ma sentire due generi nuovi quando sei appassionato di musica in un arco di un anno è veramente un lusso, beh, io sai, se ci ricordi bene perché ormai ti rompo le scatole da diversi anni io sono un appassionato io ho fatto parecchi di programmi house e una volta ricordo di aver fatto a parte il The Loft di Mancuso dove sono partito da, dai fini insomma dalla fine del, del, per arrivare all'apertura delle house music dall'89 con il Frankie Icons, insomma più o meno era, un po', era leggermente diverso perché uh, il primo locale dichiarato un locale house era il lunedì sera a Heaven che era un locale gay dove io già lavoravo, era bellissimo. Che era aperto da Richard Branson, era il primo locale dichiarato gay, stupendo, sotto Trafalgar Square. E io lavoravo lì, facevo le aperture a Mark Moore, che non è altro che il direttore di S-Express. Certo. Um, si chiamava Spectrum il lunedì sera, c'era Paul Oakenfold. Uh, io mi ricordo che Carl Cox veniva a salutarmi eh, a vedere cosa stavo suonando. <ride> il mio maestro è stato Paul Anderson, che per eh. un locale a Kensington io facevo sempre le aperture a lui con questo regroove funk, un po' di soul, un po' di disco, e finché lui ha suonato il primo disco house che era e di Cultural Vibe sulla Easy Street Records che era a 112 BPM e ci sembrava veloce, pensa un po'. Non trovi che... Io sono molto nostalgico, ti dico la verità. E non trovi che... C'è un po' di quella sensazione di nostalgia, di un po' di quegli anni a livello musicale, parlo. Non voglio entrare nella retorica, però... Eh... Sì, certo, cioè, ma ricordate che visto che hanno smesso di inventare, non si può più inventare niente, che poi con i nuovi mezzi per fare la musica puoi andare a pescare dove vuoi. Ehm, sì, i suoni, quelli che hanno creato un'epoca, che hanno segnato un periodo storico, stanno tornando, ma è normale. Cioè, tutto l'R&B, tutto il trap, tutto fatto con le 808, con i suoni delle prime del primi, del primi batterie elettroniche della Roland, che noi usavamo, che guardavamo queste scatole, che uscivano questi suoni, perché in quel momento lì c'erano solo quelli per fare la musica. Infatti, tutta la musica di Detroit è fatta con la 909, che cioè ha quella cassa rullante e, um, Charleston aperto, molto conosciuto. e L'hip hop è, è tutto il new yorkese. Ha fatto con l'808 con quella casa boom, così che sta tornando completamente. Io ce l'avevo quelle macchine, le ho vendute perché non pensavo di, che mi servissero più. Adesso valgono migliaia di euro, eh, certo. Anche certo. Eh, belli i miei. Uh, um, E certo che la gente va a pescare periodi storici. The weekend che io adoro. Usa i suoni degli anni '80, del New Wave anni '80, ma li usa in modo intelligentissimo con queste canzoni meravigliose perché è un periodo. Io dico, oggigiorno, fra 30 anni, quale canzone ti ricorderesti di quest'anno? Non mi viene in mente niente. Ma mi, se mi dici dell'89, quante canzoni ti ricordi, cioè. La una lista, una lista è lunghissima di quel periodo lì. Mi ricordo tutti i dischi di David Bowie, Elton John, Susan Benchies, The Smiths, uh, um, tutti i dischi. Ah, uh, um, ecco, vedi, non dovevo dirlo. Um, quello di, uh, di Detroit, Big Fun, come cavolo, si chiamava lui? Vabbè, quel produttore di Detroit che ha fatto pezzi techno che possono andate tutte le classifiche. Quello di colore? Sì, sì, eh, Derek eh, May. Aspetta, aspetta, May. No, sì, Derek May era uno, l'altro era. Oh, eh, dai, aspetta, aspetta, ho capito. Big La mia professoressa di storia diceva: Ricordati, Fabrizio che in storia, o ti dico: se, se, se inizi a imbarcaminarti nelle date, ricordati che devi essere preciso, altrimenti ti imputtani. No, Quel eh, periodo no. c'era un periodo musicale che c'era di tutto. Che sul mercato di altissima qualità alcuni suoni nuovi che nessuno aveva mai sentito. Adesso no, cioè, si. Che uno quando avevo 18 anni ah, mi dicesse: Ai miei tempi era molto più bello. Lo sai che non lo dicevano perché eh, quel periodo 85-90 era favoloso a Londra. Se adesso dico ragazzi di 18 anni tu non sai quello che ti sei perso, ho ragione. Questi poracci sono chiusi in casa. Ascoltano la musica sul telefonino, cioè non vanno fuori a ballare. Sanno già tutto quando va, non c'è scoperta, non c'è scoperta perché tutto già in, in mano. Noi sentivamo che c'era un locale, forse in fondo quella via, forse lì. Noi partivamo sabato sera, poi con la speranza ci facesse entrare. Arrivavi lì e magari non ti faceva entrare, quindi c'era tutto questo attesa. E la, e la parte bella era quando quelli, quelli che poi venivano etichettati come alternativi, era soprattutto qui in Italia, ma al sud, ma anche, vabbè, per quello che mi ricordo io, anche tutte le discoteche, ma sicuramente anche eh, nel, nel nord Europa, erano i famosi privé, i privé dove si mettevi musica diversa. Quello Quindi che volevi. Quella musica lì l'ascoltavi solo lì, cioè non sì. esisteva. Fino anche nell'avvento delle radio. Poi, quando, son, quando la musica la club, la Club Calcio è diventata anche una musica da, da radio, la musica del Club nel, nel, nelle, nelle sale 2, diciamo, nella sala privé, non la trovavi e dovevi andarla a trovare solo lì. Ed era eh, veramente bello. Ah, io ho sentito un mixato dello, dello stesso anno di Riccione, uno all'ecos e uno al Biblos, due locali completamente diversi. Lo sai che in un'ora di mixati i sette dischi erano uguali? Perché in quel periodo lì i dischi erano quelli, quelli che arrivavano in vinile erano quelli lì, quindi non era il disco che suonavi, è come quando è il contenitore, no? E era noto per essere underground, Ricky Montanari, proprio, proprio il padrino dell'underground italiano per quanto mi riguarda, poi c'era ciuffo dell'altro che era un po' più commercialotto, ma i dischi erano gli stessi, e solo che quando si suonava Ricchi suonava in un certo ambiente, quando si suonava ciuffo con la luce addosso. Che però i dischi erano quelli. Che bello, però. Però eh, che bello, perché che, eh, io, io ho eh, la gente che ha almeno 15 anni più di me e che ha la, la mia stessa passione sono eh, quando cioè io nel senso, potrei ascoltare per ore e ore cioè nel senso io potrei strappare tutto quello che ho davanti e, e, e parlare di, di da, da, io sono, cioè, sono dell'82 ho 39 anni a ah, luglio sono 39 persa. quindi eh, sono 39. in quei dieci anni del miei 15 a 25 sono successe un sacco di cose però, per, però la musica underground l'ho vissuta in pieno. Certo, eh. la sì, anche, me la... perché, anche perché è filtrato qui dopo, no, cioè è arrivato qui. Io addirittura compravo dischi in Italia di maxi single di artisti italiani per suonare a Londra, per essere underground, perché erano dischi che loro non ce l'avevano. Io suonavo il lato B, lo strumentato in di un disco di Tullio di Piscopo che ne studi che cos'è 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 cos che era tutta ritmica carimba de luna no No, e lui parlava in, parlava in napoletano sopra no. e tutti cos'è cos'è cos come Balearia. Cioè, lo così. sai lo sai che gli italiani facevano la stessa cosa tu a parte invert cioè nel certo, senso che, cioè, voglio dire certo. sei, sei atipico eh, perché hai portato No, E, e, e quindi, vedi no, che aveva città. ragione il tuo, vicino, il tuo vicino, il tuo vicino aveva ragione, sei un terrone. sei. Il tuo sì, vicino, vicino poi, po sì. specialmente come parcheggio, <ride> e, 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 um, e, ma noi io abitavo a Londra, negozi di dischi ovunque, culture musicali, tipo il calderone dell'Europa che faceva la, la porta sull'Europa dall'America, dall c'era cioè, la differenza dell'America enorme. Allora c'era l'assi da Chicago, garage a New York. Uh, c'era Tecno a Detroit invece in Londra c'era tutto e anche in eh, alcune ecco. serate alcune prime serate house con Paul Anderson come, come resident c'era anche il di episcopo portato da, portato da Filippo in una vacanza in Italia che è andato a frugare <ride> nei, nei, nei maxi single <ride> sì, beh, questo eh, non fa altro che e come dire, no? ognuno di noi poi la propria personalità la, la si vede anche in queste cose. Sei uno che è cioè, fuori gli schemi, no? Cioè, fuori gli schemi non, oh, non questo gli... Me lo dicono gli altri. Io, io mi ritengo la persona più normale che conosco, <ride> faccio quello che mi sento di fare finché posso e sto smorzando gli angoli un pochissimo di più perché a volte poi, in questo momento storico, c'è cioè il politico di correct. ha preso proprio. Ah, piede, vabbè. non dire vabbè. niente, <ride> sono tutti io credo, perché è un solo motivo perché la gente eh, con tutte le frustrazioni di quello che stiamo passando tutti la frustrazione è una di quelle quelle, quelle, quelle sensazioni che non tutti sanno gestire quelle, prima andavamo fuori a cena o andavi eh, in un centro commerciale o tipo, adesso chiusi in casa con le proprie frustrazioni tutti sono pronti a a proiettarli su qualcun altro c'è una famosissima scena di Scarface che è mai come adesso è attuale che lui è seduto in un ristorante tutto sfatto che è un ristorante dei ricchi che, che sta dicendo parolacce sta dicendo di tutto e tutti lo guardano e prima di andare via lui gira verso loro e dice voi avete bisogno di me, di me. Bisogno ed è me. Proprio, proprio talmente vera quella scena lì che tu, io mi sono, mi sono ancora accorto poco tempo fa in televisione che il capo di espiatorio ispirato, serve a tutti, special, soprattutto a chi non sa gestire le proprie frustrazioni. Io non odio nessuno, se una persona mi dà fastidio chiedo che input ho io nel fastidio che una persona mi dà. Cioè, ma questo viene anche un po' con la voglia di vivere meglio, di conoscersi meglio, di cercare di arrivare a un livello di maturità. È una cosa che io ho voluto, quindi sarò fuori dai schemi. Perché? Perché mi conosco? Punto interrogativo. Non lo so. Lo sai, però lo sai che la gente si nasconde dietro... Ehm... Allora io ho sempre pensato che la gente si, si nasconda sempre dietro a delle icone, nel senso che la gente non ha, non ha il coraggio di ammettere quello che è. Tipo a livello globale, a livello politico, a livello storico, a livello morale. Io penso che molta gente molta gente eh, non ha il coraggio di essere com'è. Eh, eh no, magari da dietro, dav cioè nel senso che da dietro lo fa in una maniera, nel senso che il Filippo Nardi di turno, la persona che ha abbondantemente maggiorenne facciamo questo termine anagraficamente e, anagraficamente maggiorenne riesce a essere ancora nel senso che io faccio quello che voglio io sono libero di dire quello che voglio sì, però, però, però la, gente, la gente vorrebbe farlo è politicamente scorretto però quando poi si spengono i riflettori dicono cazzo Nardi è forte però si accendono eh, eh. i riflettori hai sbagliato hai sbagliato caro certo, Filippo, hai sbagliato certo, certo. Aspetta, certo, ma, ma guarda io ho, allora, un piccola parentesi sull'ultimo eh, episodio televisivo, io non ho problemi io sono me stesso, io credo che un reality show deve essere reale e mi rapporto con le persone reali che stanno vicino a me, quello che succede fuori in teoria non dovrebbe avere effetto su di noi perché eh, eh, il format originale era che tu sei isolato ok, bene allora, il momento che io parlo con i miei coinquilini, i co-concorrenti, nessuno si offende? Perché? Perché gente fatta di carne e ossa, noi e l'industria televisiva è così subdolo della rete che è un mondo virtuale? Allora, a quel punto lì non è più un reality show. Cioè, se io non posso dire quello che penso eh, empat empaticamente, eh, attento a non offendere. O non esagerare o provocare un pochino e tutti i miei compagni non si offendono, perché devo essere escluso uh, da questo programma? Perché fuori uh, la gente dice che sono misogino, sessista e violento. Questa è l'unica mia domanda: in che direzione stiamo andando? Noi siamo io sono fatto di carne d'ossa e qualche corona di ceramica, e, e, e invece il mondo del web è fatto di, è un mondo virtuale. Virtuale, cioè bisogna fare una bella distinzione di quello che succede sul web e quello che succede nel mondo reale. Eh, eh, non sono scemo, non entro in una stanza che tu stai parlando di un parente che è malato e comincio a proporre di mettere le palle in fronte, cioè non, non, non sono matto, no? E eh, 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 quindi di essere strumentalizzato televisivamente. Uh, solo per gli ascolti che va bene perché l'industria che lo, lo conosco bene sono vent'anni che ci bazzico ma strumentalizzato che poi ha un effetto uh, longevo uh, sul mio sul mio immagine che purtroppo cambiamo anche un po' di immagine che ricevo uh, centinaia di messaggi di minacce di morte a me a mio figlio mia ex moglie e la mia gente per una battuta detto goliardicamente, senza odio, senza rabbia, c'è qualcosa che non va. Diciamocelo così. Per me c'è qualcosa che non va. Quindi, che io piaccia o no, ti dico la verità, io ho sempre fatto conti con il fatto che è molto meglio di essere, di essere odiato o amato invece di essere indifferente la gente, no? Perché io certo. so se io non odio, però se io ti odiassi, mi, io a questo punto della mia vita mi chiederei perché ti odio se non hai fatto qualcosa specifico nei miei confronti. Probabilmente tu rifletti una parte di me che non mi piace in me. Ma qui ci stiamo parlando di però di potrebbe, essere anche, con... potrebbe essere anche che tu hai una parte di me in cui eh, che io non ho il coraggio di far uscire fuori, eh. Potrebbe sì, essere anche ma, questo. Allora, il, la, la, la John provocateur, quello che entra in una stanza e dà fastidio, dà fastidio per tanti motivi. Io, io da 25 anni in Italia, 25 in Inghilterra posso dire eh, come osservatore, essendo mezzo italiano, l'Italia ha un popolo invidiosi. Cioè, l'invidia verso l'altro è una cosa molto molto presente in Italia, no? Invidiosa per i soldi, per l'aspetto fisico, per, per tutto, non c'è. Eh, adesso ma... per i follower, adesso per esatto. Che poi per me è, 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 è arabo, eh! Cioè, stai parlando. io, io Uno che, che fa un influencer, che riesce a comprarsi una casa in Brera facendo influencer, per me è, 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 è come stare sulla Luna. cioè Non, non capisco questo, quel, questo genere di lavoro. Um, de detto questo cioè il, il, il fatto che um, uno stimola una, una, un effetto negativo o positivo, la gente invi, invidiosa, va bene, ci sta, per, però basta che non hanno effetto uh, negativo sulla mia vita. Se uno lavora con me ed è invidioso perché lui fa il minimo indispensabile, perché è lì, perché è il nipote del capo e io sono eccellente nel mio campo, lui invece di imparare da me, come ha insegnato a me. No, cerchi di mettere un bastone tra le ruote. Ma sicuramente è una cosa che succede in tutto il mondo, ma ovviamente la maggior parte della mia vita lavorativa è passata in Italia, quindi io dico quello che io osservo qua. Ed è vero, comunque. Eh. È vero, è vero, perché poi, ripeto, la sai cosa. Io penso che da vent'anni, no? nel senso che poi la gente c'è gente che. Partiamoci, partiamo dal presupposto che forse sei stato, sei stato, il primo concorrente di questo grande reality ad aver avuto le palle piene dopo 13 giorni ed essere andato via, credo. Credo che sarà stata la seconda edizione, se non ricordo male la tua, Secondo quindi del 2001. Quindi, però e eh, era e non era e non credo che nel 2001 eh, tu avessi, come tutti voi concorrenti avevate l'idea e i rischi i messaggi, lo strastismo, strast... di che Niente. cosa stavate combinando. Tu no, poi, no, no, in no. una realtà che forse era più grande di te, a un certo punto, abbiamo senza allora, fare io passione, sappiamo di quello che hai fatto, hai preso armi e bagagli, via. No, no, allora io, 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 io sono andato via perché hanno cambiato le regole in tavola e non era più divertente. Era un gioco che non era più divertente. Avevo una vita fuori, avevo due attività e quindi per me, come mia mantra da vent'anni, i di medici non sto salvando bambini in Africa. Quindi eh, ok. mettiamo la giusta proporzione importanza a quello che sto facendo, cioè non eh, mi sono sentito leggermente manipolato, però in faccia e me ne sono andato. Questa volta mi sono sentito manipolato dietro le spalle, che è peggio, però vabbè, oh, adesso lo so, però io sono la stessa persona di prima. Cioè non è stata un'esperienza, né più né meno. Cioè io non ne dico "Ah, brutto, bello, esperienza". Poi, eh, poi mi sono state offerte eh, programmi bellissimi, mi hanno detto vuoi fare le Iene, ma che faccio, dico di no. Poi mi hanno mandato l'abito, me lo sono messo in, in albergo, mi guardavo allo specchio e eh, con un tipo di tubo di dentifricio facevano finta di fa, fare interviste, cazzo, fighizio. E lì è partito, se vogliamo chiamarlo una carriera, una carriera televisiva. Eh, dal 2002, dalle Iene, insomma, 2002-2004 penso hai fatto no, l'Iene. Anche altri di più, gli gli più, ho fatto per 3-4 anni l'Iene. Però dal 2002 era sicuramente che è iniziato. No? Sì, la... All'inizio perché 2001 ho fatto quei 13 giorni nella casa e ha iniziato all'inizio dei primi 2000, che era ottobre, e a dicembre-gennaio ho già fatto il primo servizio per le Iene. Ma, eh, lo sai che in quell'anno eri il personaggio del, del momento, nel 2002? Sì, sì, lo so. Quest Ora sei il personaggio dell'anno. <ride> Dove... no, dell'anno è appena iniziato. <ride> oh, dell'anno a cavallo, perché secondo me quest'anno, quest questo pessimo anno... Che è appena finito, o comunque è il periodo a cavallo fra 2020 e 2021. Non lo so se questo accostamento può piacerti. Verrà ricordato come la pandemia e come Filippo Nardi che ne ha, fatto, ne ha combinato un'altra delle sue. Ah, <ride> sì, ma, ma sai cosa? Che siamo talmente bombardati di nuovi di, di programmi di roba, poi c'entrano i telefonini che la longevità di un'immagine è molto più corta. Cioè, dicono che la gente ha una capacità di concentrazione. Pare a 12 secondi adesso. Mm. Cioè, è diverso. Poi la mia scena con le sigarette, col bastone viene riproposto ogni anno. rimasto nella storia. Quando mi hanno cacciato, sono passato nella redazione. C'era una gigantografia di me sul muro. C'era io e Pietro e basta. C'era della gente che mi guarda, sono questi stagisti o i nuovi a eh, quelli della redazione. Che, oh, che sei il nostro mito che già per loro è un sogno lavorare su GF e vedi bene che arrivo che li ha mandati a fanculo tutti vent'anni fa per loro era tipo un mito, erano tutti oh, no Filippo tu sei il mio mito capito? uno che sognava di lavorare in televisione vent'anni fa e mi trova davanti che il mi disfaceva la valigia era carino sono stati molto carini c'è il meccanismo un po' meno però per loro carini la musica, parliamo un po' di musica, dai. Eh, Mosica, parliamo di musica perché della, della carriera televisiva, eh, potrei, c'è cioè... il documentato, c'è cioè puoi andare a vedere nel senso quello esiste. che vuoi. Quello che vuoi. Eh, tra l'altro, un, un altro reality che ricordo che hai fatto uh, il, saranno i solani. E eh sì, l'ho presentato. Ed e lo stesso fatto... anno, l'anno dopo, sei stato la guest star del programma. E l'anno prima avevo fatto il concorrente. E poi fa... esatto, e poi vi fanno il fatti... concorrente nel, eh, due, tre anni fa. Ho uh, fatto due mesi sull'isola che mi, mi è piaciuto da morire, non volevo andare via. Poi ho fatto, presentato Saranno Isolani, e poi sì. sono andato a sorpresa a fare l'inviato per la prima ah, è puntata. Vero, è vero, è vero è vero, è vero è vero, hai stato così tante volte in Honduras in un anno e non pensi di tornarci <ride> Vabbè, hai ricoperto diversi ruoli in tv, hai fatto l'opinionista hai fatto il conduttore hai fatto il co-conduttore in un programma pieno di, bella, di belle ragazze <ride> dai su MTV si parlava si parlava insomma di si parlava ah, di amore è eh, l'online no? un programma che adesso, guarda caso è political ink, non si può più fare cioè è un programma che è stato premiato, ha fatto nove stagioni e ne ha fatti tre, è stato premiato sette volte questo programma, sette volte. cioè E poi adesso non si può più dire, cioè, fai fatica a dire pene, che poi è come, dire, eh, è come dire braccio, o come dire negroid, che è il tec termine tecnico, che è il teschio di una persona di colore. Ma sfido chiunque a dirlo, oh, sei razzista, re. ma che palle, mamma mia. Purtroppo eh, sappiamo benissimo, poi possiamo, possiamo essere d'accordo o no. Purtroppo, le leggi che vengono fatte ovviamente non da tutti noi, ma da, da persone come noi, in teoria, ci sono leggi che possono essere giuste o sbagliate. Il compito del comune mortale è quello di rispettarle. Poi alla fine ognuno sì. di noi può trovarsi d'accordo o no. E per, sì, però sì. gli schemi sono allora, un altro discorso. Sì. Schemi, ma... Allora io posso Rispetto nei confronto del prossimo, ce l'ho a prescindere per chiunque fino a prova contraria. Però eh, io credo che ci sia in questo momento essere bianco, cristiano, eterosessuale e senza disabilità. È uno svantaggio perché chi ha chi è musulmano, nero, gay e con la gamba di legno può dire quello che vuole, che è quello che serve in questo momento, che poi se viene criticato, ah no, allora sei omofobo, o sei razzista, o ce l'hai con i disabili, cioè è andato la parte opposta. Cioè, ti do un altro esempio: che devi, cioè, le donne che io le adoro per il mistero più grande della vita i soldi che ho speso in donne non quelle che paghi ma in generale sì, avevamo capito, si è capito. Eh, si capito proprio oh, mamma mia cioè, avessi tutti indietro i regali che ho fatto a tutte le donne della mia vita ah, se... Torna, se tornassi indietro li rifaresti quelli e gli altri uguale uguale, e li farei ancora se avessi i soldi che avevo vent'anni fa e um, il fatto che dicono, ah, tu mi hai ferito la dignità da donna, io non sono d'accordo, perché la dignità non ha sesso. Per le donne, io sono contento se le donne sono alla pari agli uomini, che i diritti dove, e i doveri, però hanno, cioè, finché li va bene, a un certo punto dicono, ah, no, ma tu non puoi parlare con me, eh, tratti male le donne. No, aspetta un secondo, due minuti fa eravate alla, alla pari con gli uomini tu mi urli in faccia e mi insulti, io ti urlo in faccia e ti insulto, a quel punto automaticamente divento violento nei confronti delle donne. Allora non volete essere a pari. Cioè hanno questo... Io sono contento per loro perché io adoro le donne e senza di loro non sarei neanche qua. E quindi, però questa cosa... O volete essere a pari o non volete essere a pari. Tu ti riferisci, ovviamente, ovviamente ti è sottinteso, però... Nel periodo in cui viviamo e soprattutto nelle cose, e soprattutto quello che ti capita, pur essendo molto spontaneo, tu ti riferisci al discorso, ovviamente non in maniera offensiva, ma in maniera di dialogo alla pari. Perché esatto. ovviamente non puoi esatto. parlare esatto. Con, una, con una donna, non puoi parlare come parlavo io e te, a telecamere spente. Nel senso che voglio dire Perché? se, Perché nel, se no, a livello, aspetta, 4 donne insieme da sole? Ha ah, mai no, sentito no. i discorsi di quattro donne insieme da solo. No, soli? ma sono peggio di noi, no, sono peggio di noi. Era per dire era per dire, nel senso che eh, fra uomini, soprattutto quando tu stai parlando, c'è quell'irruenza che fra uomini abbiamo, no? Perché c'è certo. cioè l'ormone che purtroppo va per, certo. si fa a gara a chi ce l'ha più ho detto proprio in maniera: esatto, eh, esatto. con la donna con la donna non lo puoi fare, e quindi il discorso, che il discorso che va, che va scisso, è che. Eh, il discorso che fai tu è quello alla pari, non, in non quello che la gente capisce fischi per fiaschi e poi ti incolpa perché sei sessista e sei cioè è questo il discorso. Eh, esatto. dire, questo Io è... sono cresciuto eh, insegnato che la donna prima di essere una donna è una persona, quindi cioè siamo due esseri umani. Che tu hai la, il, la, il pisello e questa c'è la patata, cioè in questo momento con un discorso del genere non è importante. La stessa cosa con se sei gay o etero, a me non me ne frega niente cosa fai nel tuo privato, è un gusto, sono gusti, cioè tu vuoi prendere, se andiamo a cena fuori tu prendi la pizza e prendi la pasta, è la stessa identica cosa. Quindi per me esseri umani sono esseri umani. Dopodiché aggiungi che sei una donna, sei un uomo, sei giovane, sei anziano, sei vecchio, sei etero, sei gay, ma questi sono, sono dettagli, sono dettagli. Tu hai la visione del. visione. Cioè io credo che. Allora, io penso una cosa, che non te lo dico perché ti ho di fronte, per carità, lo sai, nel senso che se un po' hai avuto, pure, come ci siamo conosciuti, sono molto diretto, schietto, faccio pure le battute da, da, da deficiente. Cioè, quello che, quello che la gente non, secondo me, e non sono tanti Filippo, credimi, sono pochi quelli che ancora non hanno capito di Filippo Nardi, secondo me, è che eh, cioè, da, da noi si dice, come, si dice in dialetto, come ti viene in, me, in mente la dici, prof, dite, certo. dite in dialetto. Certo. però nel senso che tu vedi il mondo il fatto dell'essere delle umani con un'equità assoluta nel senso che siamo certo. tutti uguali tutti abbiamo gli stessi diritti e tutti abbiamo la, il diritto di mandarci a fanculo, te lo faccio in un riassunto sintetico, nel senso che sì, sì, c'è un possiamo... una realizzazione che il 98% delle cose che ci accadono è la nostra responsabilità. Se sì. c'è una pandemia o una crisi economica quella è fuori dalle mie mani, però io se entro in una stanza con 10 persone e non mi piace... Devo anche ricordare cosa ho portato io in quella stanza, perché senza di me magari loro vanno avanti tutta la notte e sono felici. Cioè, questo è il classico, ah non mi piace questo locale, perché cosa hai portato tu? Prima domanda da fare, cosa ho portato io? Dopo la seconda domanda, ah magari sono tutti stronzi, quello è un altro discorso, però io sono responsabile di come mi pongo al mondo e come mi faccio eh, condizionare dal mondo. Dopodiché, un po' allora, non andiamo nella religione però l'unico che si avvicina a capire proprio questo meccanismo sono i buddisti. io ho avuto qualche settimana posta... fa una ragazza buddista ho avuto eh, a me, ho loro posta. si pongono loro prendono le loro proprie responsabilità eh, per il loro come essere e come si pongono per, il messaggio è di porti in un modo positivo e tu avrai positività indietro è la verità purtroppo è la verità cioè, è così semplice però noi arriviamo con tutte le nostre frustrazioni nostri esempi del passato che comunque sono ancora fantasmi che ci, ci portiamo addosso perché noi siamo eh, prodotti dei nostri esempi nella nostra vita. Cioè, se fai un esperimento sarebbe figo a far nascere dieci bambini da dieci coppie diverse e lasciarli soli a crescere su un'isola deserta. Io sono convinto che sarebbe una roba molto più. Cioè, non, non ci sarebbe quello con i problemi uh, verso l'autorità, non ci sarebbe quello che gli manca la figura del padre. Cioè, tutti noi siamo un risultato, siamo prodotti nel nostro passato, no? Quando uno fa conti con il proprio passato, allora a quel punto arriva un punto che si ferma dice: bene, ok, io ho fatto i conti con quello che è dietro, allora quello che c'è davanti è la mia responsabilità, no? E questa è una cosa molto simile alla religione buddista che io non seguo, però seguo questo pensiero che non posso andare avanti a dare a colpa a te a questo o a quell'altro eh, io sono il primo di dire stronzo al vigile perché mi ha fatto la multa ma io l'ho parcheggiato in doppia fila perché io sono anche un essere umano eh? se non me sono stronzo mi ha fatto la multa ma è eh, perché l'ho parcheggiato male quindi fondamentalmente la responsabilità mia Filippo tu eh, passami il termine e, 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 tanto me, me lo concederai perché eh, dai mi viene da dire siamo amici dai <ride> permettimelo siamo amici tu l'hai detto anche in televisione, hai detto spesso: io sono una grande testa di cazzo, l'hai sempre, sempre detto. Però se da vent'anni, questa testa di cazzo è sempre lì è sempre, fra virgolette, usata, capisci cosa voglio sì, dire? Sì, 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 cane da macello. Non è, non è il motivo per il, non è, il motivo, non è lo stesso per il, dal quale abbiamo iniziato a parlare, che la gente. Ma sì. non, non è, si nasconde adesso ci sono lavori da tastiera, come dicevi prima, no? che tutti vanno mm. a giudicare, vanno a fare, però non è quello che la gente vorrebbe essere. Secondo me, tu ci godi pure all'interno di te stesso, perché se io cioè, ci godo, nel senso che ne sei consapevoli di questo, che tu fondamentalmente, se non fossi, apro parentesi, non è che tu sei sul da vent'anni. Eh, su, su, praticamente, non, almeno non passano tre anni dove tu non sei uscito in televisione, non sei, non sei in TV solamente perché sei quella testa di cazzo. Attenzione però, eh. in, in certe circostanze, la gente, quanta gente si fa scudo, si fa forza su quel tuo essere testa di cazzo. Secondo te, ma io non lo so, che ci marciano, ma nel momento che io sono eh, si lucrano, io sono cosciente di, cioè, del meccanismo, posso scegliere. Io posso scegliere se voglio far parte o no, perché sono cosciente del meccanismo, ma questo filtra in, tutto, in, tutto la, in, in, in tutti i giorni, penso che... Però, però volere Filippo Nardi, sì, chi vuole Filippo Nardi sa cosa sta, cosa, cosa sta Sì, sta anche, se, anche se ultimamente io il, il, il ruolo che loro ti vogliono mettere in un ruolo perché tu rappresenti quello, vorrei anche un attimino, cioè io, ehm, togliermelo del... del il sì, sì, scherzo ho fatto la parentesi, sì, attenzione. Io cioè, no, certo, certo, cioè, ma io sono completamente cosciente, io, io, io andrei benissimo. Io mi ci vedo parlare anche in un programma eh, eh, politico dove loro non mi non metterebbero neanche un briciolo di rispetto, perché non sono un politico, sono il pagliaccio della televisione. Però ah, il sì. della televisione sono anche uno che viene da un altro paese che ha una visione sulla politica italiana. Cioè, quindi il mio punto, eh, punto di vista, che non capisco come funziona così male qua, è molto rilevante. Perché anche l'italiano nato qua, generazioni italiane, eh, non capiscono come funziona la politica. Quindi in questo, io mi ci vedo anche in quel ruolo lì. Programmi musicali non ci sono più, quindi non possiamo andare a parlare di musica, perché poi a tanti li faccio... Lo facciamo, lo facciamo insieme fra qualche mese, un programma di musica, Va se... Va bene, io sto ascoltando cose molto particolari, non sto ascoltando dance, sto ascoltando robe del mio passato. Eh, poi se uno è sensibile alla musica e a un certo punto va a sentire album dei Smiths che non sente da dieci anni, probabilmente c'è qualcosa internamente che sta succedendo che mi riporta indietro quel periodo. Comunque io credo che eh, il mio scopo, e spero il scopo degli altri, perché io mi sento più sereno e di, 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 far, di scoprire loro stessi cioè non possiamo dare sempre la colpa degli altri, colpa di queste, colpa di... puntare il dito alla fine non porta niente cioè se non è una roba che tu neri o ti cade in testa quello è fuori tuo controllo il resto siamo bene o male responsabili di quasi tutte quelle cose che ci accadono no? nel bene e nel male e quindi è quello che è fuori nostro controllo ci, ci dobbiamo arrendere è scomodo essere se stessi dallo show business, Filippo? Uh, no, perché io so fare questo, cioè, io so fare questo. Se tu mi mandi a fare interviste dietro le quinte al Festival Bar, per me è il lavoro più bello del mondo. Perché parlo con musicisti. Cioè, io allumino gli occhi per certi sì e certi no, ma è, cioè Sting, per esempio, ha fatto una chiacchierata di 45 minuti con Sting, la persona più tranquilla al mondo. Robbie Williams, un'ora di chiacchierate che abbiamo scop scoperto che ho una fidanzata in comune cioè proprio poi posso anche dire non voglio passare per razzista eh? perché um, gli stranieri sono molto più tranquilli molto più tranquilli perché sono lì in promozione non hanno niente da dimostrare um, non so cosa c'è uh, di, di sbagliato nella società italiana questo mer meraviglioso paese che porta la gente di darsi queste aree di importanza che non servono a niente, che ti allontani la gente se tu ti, dai, ti fai dare del lei o, o, o ti trattiri perché ha fatto un disco, cioè eh, ci sono tantissime, non so perché perché io non penso che è un paese fatto di gente che accogliente, che poi sappiamo tutti questo voglio di stare bene, stare fuori al bar a chiacchierare, a guardare le belle donne, andare a tutti i parenti, 150 parenti a Natale, cioè è gente che vuole stare insieme, però ci sono gli atteggiamenti che sono esclusivi agli italiani, che allontanano le persone. Quella è l'insicurezza Filippo. È eh, ma perché? Ma perché è un popolo insicura? non so perché, non ho mai capito e io sono da osservatore qua da 24 anni e ancora non ho capito eh beh, ci tiene ancora a scoprirlo? sì, c'è una di quelle domande che rimane in testa che, che non, mi, non mi capacito cioè, è veramente uno dei paesi più belli del mondo c'è cioè, disteso a 1500 km dal nord al sud che cambia che tu non sei uguale al triestino che non è uguale al torinese che non è uguale al sardo c'è una diversità fuori di testa, non penso che ci sia il resto del mondo, eppure qualcosa non c'è in non un ingranaggio che fa sì che si rilassi un po' la gente. Si devono un attimino rilassare, non è il momento adesso, però in generale si devono rilassare. Cioè, io ho visto tutta l'Italia, anche le tue zone, ho, ho visitato tutto, eppure la gente vuole andare a Formentera a farsi le foto a Formentera tutte le estate, ma perché? Cos'è questa? Perché è, un, è, un eh. modus, è il modus operandi di essere quello che non si è, quello che magari Poi si andare a Dubai essere. a Farsi la foto a Dubai, ma vai a Matera davanti a Sassi, vai a Trieste. C'è una vignetta che mi ha fatto sorridere in, eh, su Instagram, dove c'era il Centro Nazionale da Ricerca, afferma che il vaccino, contro il covid senza selfie non fa effetto. È bravo, bellissimo. <ride> Anche detto, dove sono i fotografi che fa, vogliono fare il fotografo dei vaccini? Mia madre londinese, bravi inglesi di essere uscita dall'Europa, 75 anni, hanno iniziato il primo gennaio. Da 85 indietro siamo il 23. Hanno vaccinato mia madre ieri. Ha fatto una cosa di 20 minuti vaccinata e me è andata a casa. Se continua così in Italia. Ci vogliono quattro anni per vaccinare tutti. Siamo, saremo in ginocchio: la gente che non mangerà, la gente non avrà più le case. Cioè, ragazzi, questo è il momento veramente di alzarvi tutti insieme. Allora, io trovo vergognoso, vergognoso Renzi che va a fare una, una, una sua campagna contro il governo per avere più potere lui, in un momento che saranno esausti, non è mai successo nella storia una roba del genere che non lavorino insieme ragazzi siete politici, lo so che non ve ne fregate niente perché siete pagate comunque, eh, questo non accade da nessuna parte però Filippo, eh, Dai, lo sai la collaborazione fra politici però no no, guarda la Germania guarda l'Inghilterra cioè sì, politici... la collaborazione però da di, però dico, vabbè, tu dici Renzi, non, non è. Potrei, no, calda, non sto. Non sto. Non sto no, no, io sono politico, ma vedo no, esatto. politici, politici che fondamentalmente dicono tutte le stesse cose. Poi nessuno fa niente. Mandare ma a remare contro il governo in un momento così, pagati 10-12 mila euro al mese, quando la gente non, non ha da mangiare, è vergognoso. Cioè, vedi cioè, che sei un bigliaccio che solo adesso riesce a riprendere il potere? Non lui, eh, lui Renzi di persona, ma come atteggiamento. Cristo, vai a, a aiutare la gente che è nella fila alla Caritas perché non hanno soldi per mangiare. Vai a fare qualcosa di utile. Hai fatto il politico dicendo che vuoi aiutare il popolo? Quello che stai facendo non aiuta nessuno, aiuta solo te stesso ed è lampante. Dobbiamo fare un format eh, studiato su di te. Io ti voglio, ti voglio di okay, nuovo, okay. ti voglio spesso, vorrei romperti le palle appena possibile, tanto comunque secondo me la, la, ci metti in mezzo secondo a mandarmi a fare in culo, quindi se vuoi ah, farlo sì. lo fai. <ride> cioè, poi mi... mi rompo le palle da anni, poi la mia età comincia a scendere come tutte le uomini, 50 anni, quindi sono un po' si staccano dal corpo, quindi uno soffre anche di meno avere i coglioni rossi. <ride> Però ti devo dire, questo lo dico per Nol del Vero: non è una sfiorinata perché non le faccio a nessuno. E... Hai risposto subito quando ti ho chiamato, e ci hai messo tipo qualche secondo per capire chi ero. E... Hai accettato senza sapere nemmeno di che cazzo dovessi di quel coso che dovevamo fare. Ma figurati, cosa mi e... puoi dire? Mi puoi anche insultare mia madre, noi inglesi non ce la prendiamo. No, nel senso che la parte bella, no, la, parte, in Paris, eh. la parte la parte, nel senso che eh, la parte del Filippo Nardi eh, uomo e non del Filippo Nardi personaggio. Non mi, hai accettato, hai detto va bene. E la cosa più bella che mi hai detto dopo tre secondi, hai detto, Fabri, com'è la situazione è giusta, Giù? cosa me la porterò, eh, mi è piaciuta tanto quella frase è che vero. mi hai chiesto. Perché... Eh, ci siamo anche trovati che secondo me stiamo meglio lì, te l'ho detto, secondo me state bene lì. Perché sì, non è... È fondamentalmente quando c'è crisi, giusto, c'è sempre stata crisi, cioè, è, cioè crisi da 1 e 10, ma non è mai senza crisi. Quindi voi sapete benissimo, sapete benissimo superare qualsiasi crisi. No? Qui che la gente... Cioè, gli equilibri un po' diversi qua su, no? E quindi magari soffrono di più, però io non posso andare a bussare la mia vicina a chiedere eh, un, ma, un po' di pasta perché mi manda affanculo. Eh, però lì, da te, cioè, tutti, cioè, io so, so che siete, cioè, io una parte di me viene dal sud e io mi trovo bene da Roma, anzi, neanche da Roma, io mi trovo bene da Caserta in giù. Benissimo, gente schietta, ti stai sul cazzo? Te lo dicono, no? Se gli stai simpatico, puoi stare un anno a casa sua. Cioè, Romagna inclusa, Romagna, Umbria un po' così, ma dalla da campagna Romagna in giù io sto bene. L'hai detto prima: l'Italia è bella perché è diversa, non è scontata. E vuoi o non vuoi? L'Italia è come te: o la ami o la odi. Filippo, io <ride> è, è, è stato bello. Eh, voglio strapparti una promessa, ma secondo me non c'è nemmeno bisogno perché secondo me eh, sarà quasi sicuro. Io ti rivoglio di nuovo qui con noi su Nuova Quando Network. Quando vuoi. Magari a parlare cosa... Ma sai, sai cos'è la cosa bella Filippo te la strappo la, la scaletta l'hai mandata a puttana ed è stata la cosa Sempre. più bella che potevi fare io sono l'esperto <ride> esperto di mandare le, 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 i copioni le scalette a fanculo quindi ah. la prossima volta non, non hai problemi non studiare niente parliamo di qualsiasi cosa no vabbè tua io, sorella io... È inclusa se vuoi mi fai vedere la foto dico quello che penso non c'è problema <ride> no no era solamente perché volevo ripercorrere le date io Vabbè, la prossima sono... volta, prossima volta, No, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Voglio parlare ancora di musica, eh, perché poi parte, ti, vedo, ti vedo sorridere quando parliamo di musica. Te l'ho detto, detto anche al telefono. Però, permettimi di parlare di musica. Vaffanculo la televisione. Allora, due cose freddo. mi fanno sorridere. La musica è. Eh? Le, le donne. Bravo, 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 bravo. Le due più grandi piacere della vita. Allora, io è da 20 minuti mi scappa la cagata di quelle industriali, che poi alla mia età, quando ti scappa, devi andare perché molti scappa. Dovevamo parlare per 25 minuti, Filippo. Sono 50 ah, sì. minuti che parliamo. Dovrò, dovrò sistemare anche. Io vi saluto tutti che avete stimolato il mio intestino. Che vi ringrazio. E io l'unico <ride> messaggio che do sempre a tutti, cerca di essere voi stessi, cerca perché sembra una banalità, ma non è così facile. Cioè, è un lavoro, però uno vive meglio dopo, Filippo Nardi, alla prossima, ciao prossima <ride> Come si dice? Ciao in proprio stretto, stretto mesi, allora, allora dal mio paese San Michele Salentino devi dire Fabri stat Bueno tu, Fabrizio, state bene, ah, poi ti darò, ti darò delle ripetizioni. Ciao Filippo, grazie.